Bene, allora proseguiamo con il tema degli alieni, diciamo nel suo albeggiare, no? Cioè come ha cominciato a manifestarsi nella cultura occidentale, che prima di diventare extraterrestri, gli alieni, gli abitanti dell'altrove erano stati soprattutto intraterrestri, come avevo detto, no? Ero rimasto appunto ai regni sotterranei medievali e avevo detto che, per esempio, un altro famosissimo regno sotterraneo, come i vari regni dei nani, degli gnomi o degli elfi, un altro regno molto famoso nel basso medioevo, poi all'inizio dell'epoca moderna, e di cui ho già ampiamente parlato in un'altra serie, era il regno della Sibilla, il regno della Sibilla Penninica, no? Secondo la leggenda, all'interno del monte Sibilla, sui monti Sibillini che prendono il nome da questo monte, che a sua volta prende il nome dalla Sibilla Appenninica, in Umbria, fra le Marche e l'Umbria, diciamo, estendendosi un po' anche verso l'Abruzzo, se non vado errato, c'è cioè un parco nazionale, no? E appunto dentro il Monte Sibilla ci sarebbe stato un regno sotterraneo con una porta automatica addirittura, no? Cioè in fondo a una profonda scalinata, partendo da un antro che esiste realmente, ma che è ostruito, per cui non è possibile indagare in merito al momento, è poi tra l'altro uno dei casi più misteriosi e tra l'altro più accreditati storicamente e scientificamente, no? Ed è forse l'unico caso di regno sotterraneo che ha la possibilità di essere scientificamente dimostrato. Ecco, detto così, tra parentesi, no? Mentre tanti altri regni sotterranei sono nel vago, appunto solo nel mondo del mitico, invece il regno della Sibilla Apenninica ha una collocazione precisa e anche una descrizione molto precisa, per cui appunto in fondo a questa scalinata ci sarebbe stata una porta automatica con due dragoni a sorvegliarla, adesso non mi ricordo se di bronzo o di ferro, con gli occhi luminosi che splendevano in luce propria, e dietro la porta ci sarebbe stato il favoloso regno della Sibilla Apenninica, dove si poteva rimanere esternamente giovani e dove si poteva parlare qualsiasi lingua, si imparava in rapidissimo tempo qualsiasi lingua e si potevano parlare tutte le lingue del mondo, no? E altri particolari strani, curiosi, che fanno molto meditare, no? Ma comunque di tutte queste cose ho già parlato, quindi rimando alla serie sulla Sibilla Apenninica. Dunque, dicevo appunto, questo fu un regno sotterraneo appunto molto famoso, tra l'altro posto in un luogo, cioè non agli estremi confini della Terra, ma proprio al centro della civiltà, a poca distanza da Roma, nel centro dell'Italia, no? E altri regni sotterranei, mitologici, cioè per esempio il regno degli Elfi in Irlanda, i cosiddetti Tuatha De Danann, i discendenti divini di Dana, identificati con gli Elfi, con il popolo delle fate, no? Che sono una popolazione fantastica, i Tuatha De Danann, delle leggende popolari irlandesi, no? Secondo cui appunto in un passato remoto, prima dei Celti, in Irlanda avrebbe vissuto una popolazione di origine divina, discesa dal cielo, e di fronte all'avanzare dei Celti si sarebbero ritirati, dopo aver perduto delle battaglie contro i nuovi venuti, sarebbero ritirati nel sottosuolo dove vivrebbero ancora adesso, no? Profondo delle caverne sotterranee sotto l'Irlanda. Cioè, adesso non sono sicuro che fosse la venuta dei Celti o magari una popolazione ancora precedente proveniente dalla Spagna. Credo che fosse sia una popolazione proveniente dalla Spagna, o appunto gli spagnoli, gli ispanici vennero nelle
isole britanniche molto tempo prima dei Celti, addirittura nella lontana preistorica, 8.000 anni fa, provenendo appunto dal nord della Spagna e dai Paesi Baschi, da quelle zone, tant'è vero che avrebbero avuto lo stesso DNA. Un altro discorso di cui parlare, credo di averne già accennato nella serie riguardo Atlantide. Allora, dunque, tutti questi regni che hanno una, diciamo, lontana origine mitologica, col passare dei secoli, hanno ispirato, tante opere, tante fantasie anche dell'epoca moderna, no? Cioè, dunque, io ho notato una cosa, che, la fantascienza, cioè le prime opere che possiamo dire di avventura fantascientifica, e sto parlando dei secoli del 600, 700, cioè il XVII-XVIII secolo, dove appunto compaiono le prime opere che possiamo dire di fantascienza moderna, non ancora cioè contemporanea, perché fantascienza contemporanea intendo dire appunto quella, diciamo, del Novecento, quella che è cominciata con George Herbert Wells, che scrisse tre romanzi fondamentali con le tematiche fondamentali della letteratura scientifica, cioè fantascientifica, cioè La guerra dei mondi, La macchina del tempo e I primi uomini sulla luna, no? Che appunto trattano la macchina del tempo, i viaggi nel tempo, la guerra dei mondi, gli alieni invasori, quando i marziani invadono la Terra, e i primi uomini sulla Luna, cioè l'esplorazione dell'uomo nei confronti dello spazio, no? E ovviamente il primo corpo celeste da esplorare, la Luna. E queste sono, diciamo, le tre opere cardine della letteratura contemporanea, perché da lì parte proprio tutta la letteratura contemporanea, la fantascientifica classica, potremmo dire, con le tematiche classiche, no? E prima, però, non è che la fantascienza non ci fosse, c'erano già delle opere fantascientifiche. Cioè, le opere, come ho detto, già la prima in assoluto di tipo spaziale è una storia vera di Luciano Samosata del secondo secolo d.C. Però poi ce ne sono altre, diciamo, a partire dal 500, adesso non so se era stato Keplero, mi sembra che aveva scritto un racconto di fantascienza, diciamo di fantascienza, un viaggio sulla Luna, no? Cioè quando cominciano a comparire appunto i primi viaggi sulla Luna, ma anche e ancora di più i primi viaggi nel sottosuolo. Cioè noi vediamo appunto che molto spesso i primi romanzi di fantascienza riguardano il mondo sotterraneo. E credo questo quando la superficie, cioè hanno cominciato a comparire questi romanzi quando la superficie della Terra ha cominciato ad essere quasi tutta esplorata. Cioè, dopo la scoperta dell'America, diciamo nel 600-700, si è cominciato, insomma, a rendersi conto delle dimensioni della Terra, a circumnavigarla, a sapere quanti continenti c'erano, no? Nel 700, inizio 700 è stata scoperta l'Australia, insomma, bene o male. E quindi cominciavano a sparire le possibilità che potessero esistere terre sconosciute, cioè diventava molto più improbabile, no? Certo, ci sono i viaggi di Gulliver che sono dell'inizio del Settecento, in cui compaiono appunto terre e isole ancora sconosciute, no? Ma è l'ultimo, dopo di allora non compariranno più romanzi di questo tipo, cioè che narrano di terre favolose sconosciute, perché ormai il globo era quasi tutto conosciuto, c'era ben poco da esplorare, cioè c'era più da conoscere i particolari, come per esempio i ghiacci dei poli, o certe catene montuose come l'Himalaya, però fondamentalmente, insomma, si sapeva come era fatta la Terra. Di conseguenza, appunto, nel 600-700 si moltiplicano i romanzi di fantascienza intraterrestri.
E a questo punto compare anche la teoria della terra cava, no? Che viene a giustificare la ricerca, la fantasia di immaginare che all'interno della Terra ci sia un altro mondo, altri mondi abitati, no? E appunto, a questo fatto, cioè per spiegare questo fatto, ho fatto un piccolo disegno, no? Per spiegare, adesso speriamo che il riflesso non, ecco, per spiegare cos'è la teoria della terra cava. Allora, qui ho fatto appunto un disegno primordiale, no? Arrangiandomi come potevo, su appunto come doveva essere la forma della Terra secondo la teoria della Terra cava, che, come ho spiegato la volta precedente, è una teoria assolutamente infondata allo stato attuale delle cose. Se uno ci crede, è come se credesse che la Terra fosse piatta, o che crede che Dio abbia creato il mondo in maledizione e riflesso, no? Che abbia creato la Terra in 6 giorni. Allora, voi vedete appunto che c'è la parte esterna, no? Cioè, a causa della forza centrifuga, secondo questa teoria, la parte esterna, la crosta, si sarebbe separata dal nucleo incandescente. Il nucleo incandescente rimarrebbe all'interno, no? Come un sole. Poi, sempre per a causa come dire, della forza centrifuga, si sarebbero create due aperture ai poli. Voi vedete appunto sopra e sotto, in corrispondenza del polo nord e del polo sud, ci sarebbero due aperture che condurrebbero all'interno. Voi immaginate all'interno, no? Per effetto della gravitazione, no? Che è invertita, ci sarebbero terre e oceani che aderirebbero alle pareti interne della Terra, costantemente illuminati e scaldati dal nucleo incandescente, dal sole interno, no? Per cui il mondo interno sarebbe, come dire, perennemente illuminato, cioè vivrebbe in un'eterna estate in cui appunto il giorno non finisce mai, c'è sempre il sole perpendicolo sopra che illumina. E appunto ci sarebbero foreste, mari, e un clima ideale e ovviamente degli abitanti immaginati in vario modo. Allora, questa ovviamente però è solo una delle rappresentazioni della Terra cava, ce ne sono altre. Ecco, alcuni avevano immaginato che le aperture non ci fossero, o addirittura che all'interno ci fossero una serie di sfere concentriche, no? Cioè fra il nucleo e la crosta ci sarebbe appunto tutta una serie di sfere separate l'una dall'altra, no? E ognuno con i suoi abitanti, però immersi nell'oscurità, perché il sole interno non riuscirebbe a scaldare appunto le varie sfere. Oppure un'altra ipotesi addirittura era che ci fosse, cioè che siccome sarebbero rimasti come dire, dei residui dentro fra lo spazio nello spazio vuoto fra la crosta e il nucleo, poi questi residui che all'inizio avrebbero formato un anello sarebbero condensati in una sorta di luna. Cioè, in questo mondo interno avrebbe avuto non solo un sole, ma anche una luna che gira attorno al sole, no? Ecco, e qualcuno poi ha immaginato che fosse abitata anche quella, no? Per cui si è immaginato un vero e proprio universo interno, no? E ovviamente gli abitanti sarebbero stati alieni al nostro mondo, cioè anche se in un certo senso terrestri, ma non proprio, no? Perché sarebbero stati intraterrestri, in un certo senso, posti in una dimensione altrove. E un primo, credo, dei romanzi che parlano della Terra cava è Il viaggio di Nils Klim, che è scritto, mi sembra, da uno svedese, adesso non mi ricordo, devo andare a recuperare i dati in proposito. Ma appunto narra la storia di uno scandinavo che trovando un'apertura
nel suo paese, cioè in Scandinavia, finisce nel mondo interno e qui sono costretto a chiudere. Arrivederci.